Il Festival dello Sviluppo Sostenibile nel Chianti con gli scarti agricoli e i rifiuti delle acque dei fiumi si alimentano impianti a biomasse. L'inviata Isabella Schiavone. Questo è il cipato, è praticamente un combustibile naturale, viene prodotto a livello forestale. Il Chianti diventa sempre più sostenibile grazie ad energie alternative che rispettano l'ambiente. Qui ci troviamo a Cerbaia, dove un impianto a biomasse riscalda un complesso scolastico ed un centro sociale. Rispetto alle consumi che avevamo prima con combustibile a gas metano, possiamo stimare un risparmio annuo di circa 10.000 euro. Un esempio di economia circolare. Il legno essiccato arriva direttamente dai boschi della zona e da scarti agricoli necessari a produrre energia. Attraverso la manutenzione degli argini ricaviamo la biomassa necessaria per produrre energia e riscaldare le palestre e le scuole del comune di Tavarnelle Val di Pesa. Il cippato è usato anche in questa centrale a biomasse di Greve in Chianti. Bruciando si trasforma in energia pulita e produce cenere da restituire alla terra. È la prima centrale che produce energia termica a servizio di un impianto sportivo in Toscana.